Amici carissimi, continua adesso il Vangelo a darci un'immagine di chi davvero è il cristiano. Allora, non chi è ripiegato nel suo io e si disinteressa degli altri e indifferente anche al grido degli ultimi. Non chi dice di credere e si limita solo alla osservanza esteriore della legge e non ha il cuore vicino a Dio. Non chi si esalta, ma chi cerca Dio con tutto il cuore e per questo si spende anche per gli altri. Perché è impossibile slegare il tu di Dio dal tu del fratello. Dio e l'altro sono inscindibilmente uniti e quindi non esiste che un solo amore. Se è amore vero, indirizzato a Dio, non può non essere amore per gli altri. Altrimenti non è amore quello per Dio. E adesso Gesù, il Vangelo ci presenta un fatto, quindi non più una parabola, ma un evento. Gesù è entrato a Gerico, quindi scende dalla Galilea, va in questa fossa del Giordano, siamo a poco più di 400 metri sotto il livello del mare e da Gerico si sale verso Gerusalemme passando da Betania. Gesù è entrato a Gerico, ha guarito il cieco Bartimeo, adesso sta uscendo da Gerico. C'è tutta una folla che si stringe attorno a lui, la folla dei devoti, la folla degli Osanna, che è poi anche la folla dei crucifige, questa folla stretta attorno a Gesù. Ma il Vangelo ci presenta un personaggio particolare, un uomo molto ricco, capo dei pubblicani di Gerico, di nome Zaccheo. Quindi quest'uomo già in partenza diciamo che è senza Dio, perché Gesù aveva parlato della ricchezza che chiude il cuore ai bisogni degli altri, della ricchezza che rischia di rimanere un idolo e quindi allontana Dio. E questo è molto ricco, è capo dei pubblicani, quindi degli ebrei rinnegati, è piccolo di statura, ma in lui c'è un grande desiderio da molto tempo. Cercava di vedere, il verbo proprio è questo zetein all'imperfetto, è un desiderio che si porta nel cuore da tempo. Cercava di vedere, o Jesus, tisestin, Gesù, chi è? E siccome è piccolo di statura e davanti c'è una folla enorme, lui sale su un sicomoro, su un albero. A lui non importa quello che pensa la gente, il suo desiderio di vedere Gesù è più forte del giudizio della gente e gli fa superare anche la vergogna di salire su un albero come un bambino. Ma il desiderio è forte. E quando un desiderio è veramente forte, questo desiderio si compie. Lui era un po' nascosto dalle foglie, come vediamo anche nell'icona, e cerca di vedere Gesù. Quando Gesù arriva sotto l'albero di sicomoro, fa un gesto straordinario. Ana blepo è il verbo, cioè alza il capo, alza lo sguardo. Guarda Zaccheo dal basso in alto, come fa sempre Dio.
Dio non guarda mai i peccatori o le peccatrici dall'alto in basso, ma sempre dal basso in alto, perché per lui sono importanti i peccatori, le peccatrici, gli ultimi, sono importanti. Guarda Zaccheo dal basso in alto, lo chiama per nome: Zaccheo, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. E si invita a casa di Zaccheo. Lui sta salendo a Gerusalemme, Gesù. Stare vicino a un pubblicano significa contrarre l'impurità, non poter entrare per 8 giorni nel Tempio. Bisogna poi fare tutti i riti di purificazione. Ma a Gesù non importano i riti, importa l'uomo, importa il cuore di questo Zaccheo. E così va a casa di Zaccheo. La folla che stava attorno a lui, la folla dei devoti e che ostacolava l'incontro fra Zaccheo e Gesù, adesso mormora non contro Zaccheo, ma contro Gesù: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ed ecco allora la svolta del racconto. Zaccheo, che si sente salvato da Gesù, amato da Gesù così com'è, perché Gesù non gli ha chiesto nulla, vuole fare qualcosa per salvare Gesù, cioè per non farlo mormorare dalla gente. E allora dice: metà dei miei beni li do ai poveri, e se ho frodato qualcuno gli restituisco non quello che gli ho rubato, non il doppio, ma 4 volte tanto. Quindi non è più un peccatore e la gente non può più mormorare contro Gesù. Ecco un rapporto di amicizia bellissimo fra l'uomo e Dio, fra il peccatore e Gesù. Gesù cerca e salva questo peccatore. Il peccatore accoglie il suo Dio e salva Dio dalla mormorazione della gente. Solo Zaccheo ha accolto Dio, non la folla. E Gesù alla fine dice: il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Di nuovo il verbo cercare, zetein. All'inizio è Zaccheo che cerca Gesù, ma Gesù testimonia con le sue parole di essere da sempre alla ricerca di Zaccheo, come oggi e sulle tue tracce. Non sfuggirgli. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.